carriera. L'unico problema che hanno oggi è che arrivano troppo velocemente, quindi non facendo la gavetta, parlo dei cantanti, che dovrebbero fare, automaticamente, hai capito, possono imbroccare una cosa e poi sbagliare la seconda subito e quindi hanno questa difficoltà. Ma dicevo, in sé il talent è un'ottima operazione, ma non soltanto per il cantante, lo è per le canzoni, perché tieni conto che le canzoni escono dai talent show oggi come oggi, perché vanno e prendono dei contempi della musica. Musica di oggi è un contempo praticamente e anche della musica di ieri, cioè quella per cui prendevano in giro a me, oggi la vedi dappertutto in tutti i programmi e va bene per i discografici che avendo una vita disperata oggi, non riuscendo più a vendere dischi, avendo perché cambiano i mezzi di comunicazione eccetera, invece riescono ancora a produrre perché hanno un repertorio vastissimo davanti. Se tu guardi in questi talent show molte canzoni, guarda, ti dico, American Idol quando venne fatto, ti parlo di anni fa, neanche oggi, sai quanto vendette nel giro di 2 anni? Oltre 40 milioni di dischi, ti rendi conto? Certo. 40 milioni. Marto è la forza del programma. Forza, certo. Marta, anche i programmi sul bel canto latitano in televisione oppure sono in orari comunque notturni, cioè l'opera lirica è per pochi oppure è sbagliato il modo in cui si propone? Guarda, innanzitutto bisognerebbe assolutamente sempre sottotitolarli per rendere il testo comprensibile e poi la trama dovrebbe essere spiegata in modo accattivante, frizzante, coinvolgente, perché i sentimenti espressi nell'opera lirica, l'amore e la gelosia, sono assolutamente coinvolgenti e vivissimi, come abbiamo dimostrato con La seduzione all'opera, consigli di seduzione dalle eroine della lirica, chi l'avrebbe mai pensato? È vero, è vero. Giuseppe, ma quale occasione ha un cantante? C'è Povia che ci aveva promesso. Lo so, ecco, ma ci arriviamo infatti, se no mi bruci subito. Quale occasione ha un cantante oggi di farsi sentire, far sentire i propri lavori, visto che i programmi musicali sono praticamente defunti? Ma da te. A parte qua, volevo agganciarmi a quello che ha detto questa grande cantante lirica. Che Marta Calcaterra. Sì, la conosco. Noi italiani siamo gli inventori di un sacco di cose e abbiamo inventato tra l'altro il violino, il pianoforte e soprattutto la lirica. Che poi abbiamo il nostro made in Italy per eccellenza. Chiaro, cioè, noi italiani siamo la storia del mondo. Un cantante oggi si deve fare un grande esame di coscienza, aiutarsi magari con qualche piccola televisione o qualche grande televisione o con qualche passaggio, ma soprattutto investire molto sul web, perché oggi lo web è importante anche perché allora cogliamo l'occasione per l'ultimo singolo di Povia, che ha un titolo più che mai emblematico soprattutto in questo periodo, Giuseppe, si chiama Siamo italiani. Giuseppe, ecco. Povia. Siamo italiani sulle mani, che possiamo conquistare pure il cielo. Siamo italiani, due parole, mente e anima. Perché corriamo, corriamo tutti quanti verso la libertà. E ci crediamo, per questo che lasciamo quasi tutto a metà. Siamo italiani, sulle mani, che ci possono soltanto che invidiare. Noi siamo quelli che prendono i pugni ma tanto non cadono. E combattiamo, combattiamo perché ognuno il suo dolore ce l'ha. Ma superiamo, perché la forza ce l'abbiamo nel DNA. E non molliamo mai, e non molliamo mai, e non molliamo mai. Siamo italiani, sogniamo che tutto andrà meglio domani. Ma con il cuore sempre qua, ma con il cuore sempre qua. Siamo italiani o no? Sulle mani. Forza Italia, su. Forza Italia, c'è davvero tanto bisogno. Complimenti Giuseppe, una canzone anche di incoraggiamento, ce ne abbiamo tanto bisogno in questo. Non volevo fare nessun riferimento perché poi su Facebook mi scriveranno: alla fine hai detto Forza Italia. No, era Forza Italia nel senso che non lo puoi neanche più dire. Beh, non c'è più, quindi insomma. Paolo, ma qual è stato il ruolo proprio della musica, della televisione, appunto nella produzione e nella diffusione della musica? Ma è stato importantissimo, determinante. Tieni conto che quando cominciò addirittura, parliamo dell'epoca della radio, della prima radio, quando arrivò negli anni, fine anni 20, anni 30, ma te lo faccio brevemente, non pensare che sia una lunga storia. Voglio dire che prima i compositori non volevano assolutamente saperne di andare in radio perché pensavano che sarebbe stato veramente una cosa che avrebbe bloccato la fama del pezzo. Quando capirono e hanno capito che funzionava, è continuato, la televisione è stata
importantissima, ma lo è oggi. Igor, tieni conto che molte canzoni che oggi vediamo e sentiamo, eccetera, escono addirittura dai programmi televisivi normali. Cioè, tu prendi un programma che conosciamo anche noi in Italia, che si chiama Glee, è stato una puntura di vitamine per la musica, perché ha riportato dentro tutte le canzoni, ha ridato un avvio incredibile. Addirittura nelle fiction, quando tu senti una canzone in sigla o in chiusura, eccetera, che erano sparite e adesso vengono rimesse e studiate apposta, quelle sono un filone di vendita incredibile. Allora, viva la televisione! Con questo io vi salutiamo. Grazie di essere stati con noi, a Paolo Limiti e a Marta Calcaterra in collegamento da Milano. Grazie. Grazie a voi, Marta Calcaterra, Maria Caracalla. Se ci fai sentire il vocalizzo della precaria del teatro lì. Il bambino Tommaso è alla cassa 3. La mamma venga a prenderlo, io non ne posso più. Il tempo di crisi, si è riciclata. Grazie a Giuseppe Povia. Grazie Povia, grazie della canzone che ci ha fatto sentire. E adesso passiamo alle notizie, la sintesi delle notizie del giorno, che poi verrà approfondita nel corso del telegiornale delle 13. Intesa con...